Albano Carrisi. Ecco cosa ho deciso sulla mia eredità. Non smette di essere al centro dell'attenzione e delle polemiche Albano Carrisi, che negli ultimi giorni è stato protagonista di un altro scandaloso gossip. Il leone di Cellino San Marco è dovuto intervenire in prima persona per bloccare una polemica che stava infiammando il web. Le ultime dichiarazioni, rilasciate da sua figlia Jasmine Carrisi, circa l'eredità del padre, hanno fatto molto discutere. Il cantante ha deciso allora di intervenire personalmente per spiegare la situazione. Nei giorni scorsi, Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha rilasciato un'intervista molto forte a Diva e Donna. La giovane ha parlato su chi gestirà in futuro l'azienda di famiglia. Albano Carrisi ha voluto fare però delle precisazioni a riguardo. Negli ultimi giorni, la figlia Jasmine ha dichiarato al celebre settimanale di gossip che il fratello Bido prenderà le redini della tenuta di Cellino San Marco. Il ragazzo, che si trova in Svizzera per studiare, sarà colui che, secondo la sorella, si occuperà dell'intera azienda vinicola. Queste parole, però, secondo il cantante, sono state mal interpretate. Molti hanno infatti pensato che il leone di Cellino San Marco avesse intenzione di lasciare solo al figlio più piccolo l'intera azienda di famiglia. A dare la giusta interpretazione delle parole è stato lo stesso cantautore, che è intervenuto ai microfoni di TGcom 24 per precisare la situazione. Albano ha tenuto a specificare che ha suddiviso tutta la sua eredità in parti uguali. Il cantante pugliese ha inoltre aggiunto che ha già dato ad ogni figlio, per il momento, il 10% della sua azienda. Ha proseguito poi che con il tempo sarà diviso tutto in parti uguali, senza fare alcuna disparità. Con la sua solita ironia che lo contraddistingue, Albano, anche questa volta, ha commentato la notizia con il sorriso. Il leone di Cellino San Marco ha detto che vuole vivere in pace, il suo sogno eterno. Il cantante ha 6 figli, ed è tra di loro che in parti uguali verrà ripartita la sua eredità. Dal matrimonio con Romina Power sono nati 4 figli. Ilenia, la giovane scomparsa a New Orleans nel 1993, in circostanze misteriose ancora da chiarire. Yari, Crystal e Romina Junior. Dopo la separazione da Romina Power, Albano ritrova l'amore con Loredana Lecciso. Dalla loro unione sono nati Jasmine e Albano Junior, chiamato familiarmente Bido. Quest'ultimo, che di apparire in televisione proprio non se la sente, ha deciso di percorrere una carriera del tutto diversa. Albano Junior ha deciso quindi di proseguire, in accordo con il papà, gli studi all'estero. Il ragazzo studia infatti in Svizzera e quest'anno si diplomerà in un famoso liceo internazionale. Comincerà poi l'università ad ottobre e studierà in una facoltà specifica, che gli consentirà di ricoprire un ruolo manageriale all'interno dell'azienda di famiglia. Ma Bido non è l'unico a occuparsi delle attività delle tenute Carrisi. Anche Yari e Romina Junior avevano dichiarato in passato di lavorare attivamente nell'azienda di famiglia. Insomma, dopo le polemiche che nelle ultime settimane avevano coinvolto Luca Barbareschi, ora anche Albano è dovuto intervenire per ripristinare la situazione. Luca Barbareschi aveva affermato che i suoi figli non riceveranno nessuna eredità e che tutto il suo patrimonio andrà in beneficenza. Albano invece ha tenuto a specificare che la sua eredità sarà ripartita in parti uguali tra i suoi 6 figli. Condividete il pensiero di Albano? O di Luca Barbareschi? Da che parte state? A voi commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.